avete chiesto informazioni su come procedere per questi disegni, perché per alcuni non è molto chiaro. Quindi facciamo questo video per spiegare come procedere e dare qualche consiglio su quelli che sono gli strumenti da utilizzare per il disegno. Il disegno innanzitutto consiste di due grosse branche, che una è la grammatica, l'altra è il rendere la figura, diciamo da un punto di vista accademico, per come la vediamo nella realtà. La prima, quella che è la grammatica, che sono gli esercizi che stiamo facendo in questo momento, ci spiega come approcciarci alla matita, perché disegnare non è una cosa scontata, come scrivere le lettere. Quando siamo stati all'asilo in prima elementare ci hanno fatto fare prima le asticine, dopodiché ci hanno fatto incominciare a scrivere le lettere una per una, tutte sgorbie, tutte sghembe. Man mano che avanzavamo con gli esercizi, cioè esercitandoci, queste lettere venivano sempre più perfette. La stessa cosa identica è nel disegno. Dobbiamo prendere dimestichezza e dobbiamo accostarci a quelli che sono i segni fatti con la matita, che non sono per nulla scontati. Disegnare è come imparare a scrivere, cioè c'è un certo processo da seguire, e non ci dobbiamo scoraggiare all'inizio, perché come se noi quando iniziavamo a fare le lettere non ci venivano bene e quindi poi smettevamo di scrivere. No, non è così, dobbiamo continuare ad andare avanti, perché l'esercizio poi ci porterà a perfezionarci a tal punto che non avremo più problemi né di riportare davvero le figure che vediamo sul foglio, e né di fare dei tratti troppo marcati o troppo scuri. I primi esercizi è normale che vi verranno, non dico una schifezza, ma quasi, quindi non vi demoralizzate, perché per tutti il percorso è stato lo stesso. Dovete andare avanti e vedrete che già dal decimo disegno incomincerete a migliorare tantissimo. Allora, le regole di base: innanzitutto non si può utilizzare, per la grammatica del disegno, cioè per gli esercizi che stiamo facendo, potete utilizzare una sola matita, non avete bisogno di più matite. Quindi qualunque tipo di matita, dall'HB alla 8B o la F, potete utilizzare un'unica matita. L'unica differenza che c'è tra queste matite è che quando eseguite questi esercizi vi possono venire più o meno scuri. Perché? Perché per esempio un tratto, questa cos'è? Questa è una 6B. Una 6B rispetto ad una HB, nel momento in cui vado a fare il tratto con una certa pressione, con questo mi esce così, con questo mi esce più marcato. Vedete che c'è differenza tra l'uno e l'altro. Quindi l'unica differenza può essere che nel momento in cui vado ad effettuare dei tratteggi, questi a 45 gradi che utilizziamo per questo genere di disegno grammaticale, sono chiaramente diversi. Perché? Perché la matita, questa è più dura e quindi avrà un tratto che è meno scuro. Se potete, preferite una 2B, una B rispetto ad un HB, perché diciamo vi darà un risultato più evidente, che vi scoraggerà di meno nel momento in cui eseguite il disegno, nel senso che lo vedete il disegno. Con questa invece dovete calcare per arrivare ad uno scuro 20 volte, mentre con questa è capace che con 10 volte riuscite già ad ottenere il tono che volete. Quindi io vi consiglio di utilizzare una matita più morbida, non eccessivamente morbida, perché sennò poi andiamo nell'eccesso contrario. Una B o una 2B per questi esercizi va benissimo. Io la utilizzo con la mina. Utilizzare le matite o la mina è quasi la stessa cosa, però se potete preferite le matite, perché vi approcciate meglio, e ora vi faccio vedere il perché. Mentre con le mine diciamo è migliore da un punto di vista di, come posso dire, di praticità, perché avete la mina, la inserite nel portamine e finisce lì. Certe volte però questi portamine si rompono, oppure si spezza la mina perché è troppo sottile, mentre qui c'è il legno che la trattiene. Insomma, io utilizzo le mine perché ce le ho iniziato ad acquistarle, quindi le devo consumare. Appena finirò le mine, il portamine lo utilizzerò di rado, utilizzerò molto di più le matite, e vi spiego poi il perché. E per quanto riguarda invece l'esercizio, quindi abbiamo parlato delle matite,
prima di parlare degli esercizi parliamo pure della gomma, che è importante. E quando cancelliamo potete utilizzare un tipo di gomma, o la gomma pane, che è questa, o se no una gomma tradizionale morbida, che vi faccio vedere un attimino, che è di questo tipo. Io uso delle Rotring oppure la gomma pane tradizionale. Molti non piace la gomma pane perché si sporca, ma per alcune diciamo tipologie di lavoro è indispensabile, perché la mettete come volete e potete fare per esempio delle tonalità, cioè potete disegnare direttamente con la matita, con la gomma, scusate. E quindi io preferisco la gomma pane, però per cancellare a fondo, cioè se dobbiamo togliere dei tratti, vedete questa cancella ma fino ad un certo punto, e se dobbiamo togliere dei tratti la gomma tradizionale è indispensabile. E due cosine per quanto riguarda l'approccio della grammatica del disegno: è indispensabile non utilizzare la gomma, a meno che non facciamo degli esercizi come quelli che abbiamo fatto ultimamente per le composizioni, dove c'è un fondo scuro e quindi la gomma in quel caso ci serve per disegnare, cioè per fare le parti in luce del soggetto che stiamo ritraendo, allora in quel caso la gomma è ammessa. Ma se lavorate di tratteggio, questa ve la dovete dimenticare, perché dobbiamo arrivare con tratteggi successivi uno sull'altro. Ora vi spiegherò la tecnica. Quindi diciamo che queste sono le due tipologie di gomma da utilizzarsi per quanto riguarda questo genere di esercizio, cioè quello grammaticale. Perché dico quello di grammatica del disegno è diverso dall'altro? Perché nell'altro tipo di disegno non si può ottenere un soggetto con una sola matita. Per rendere il soggetto vivo e soprattutto rispondendo quanto più possibile alla realtà, quindi da un punto di vista accademico è importante che ciò che ritraiamo sia quanto più simile possibile alla realtà, chiaramente interpretandolo, non si può utilizzare con una sola matita, perché per esempio le ombre portate sono nere quasi assoluto, e per poter rendere lo stesso nero non lo possiamo ottenere con un HB neanche se strappiamo il foglio, perché calcando non riusciremo in ogni caso ad ottenere un nero assoluto, non lo otteniamo addirittura neanche con le più morbide, quindi figuriamoci con un HB o con una B. Quindi siamo costretti a utilizzare più matite per ottenere quegli effetti. In ogni caso l'effetto di scuro non si può ottenere calcando la matita, e questa rientra nella grammatica del disegno, ma per velature successive una sull'altra, perché sennò il disegno viene snaturato, cioè si vede, il foglio viene in pratica impresso con delle pressioni diverse che snaturano quella che è la natura del foglio, scusate, del disegno. E quindi si deve proseguire per successive velature una sull'altra. Esercizi utili: io vi ho fatto iniziare direttamente con ritraendo delle figure, direttamente partendo con delle figure, per magari non annoiarvi con altro genere di esercizi, ma ci sono degli esercizi che sono molto utili, per esempio con una squadretta di questo tipo. E vi potete fare dei riquadri, per esempio così, dove all'interno fate le asticine che si facevano quando eravamo all'asilo, iniziando da quanto più accostate possibile delle asticine, che man mano diventano sempre più scure, fino ad arrivare ad un nero quasi assoluto, eccetera eccetera, andandoci piano piano, non come sto facendo io, fino ad arrivare a dei tratti che sono molto più marcati e più scuri, quindi da un chiaro verso uno scuro, e questi tratti facendoli piano piano come sto facendo in questo momento, accostandoli a un millimetro circa e andando avanti man mano marcandoli sempre di più, si deve vedere una gradazione. Oppure facendo sempre questi diciamo queste striscette, ce le dividiamo in quadratini, e all'interno di questi quadratini poi facciamo le velature. Nella prima ne facciamo una sola,
molto leggera. Mi raccomando, senza calcare. Nella seconda ne facciamo una. E poi ne facciamo un'altra di sopra. Due. Nella terza ne facciamo tre. Una. Due. E tre. Sempre con la stessa pressione. Vedrete che man mano che andate avanti ci sarà una progressione da un chiaro verso uno scuro, e questo vi dà una maggiore padronanza dell'uso della matita. Anzi, questi esercizi sarebbero quasi indispensabili per poter fare poi quelli successivi da cui siamo partiti praticamente in questi video. Però dico, se ve li volete evitare, ve li potete evitare benissimo, ma dovrete fare poi più esercizi per quanto riguarda il riportare dal vero gli oggetti che man mano ritrarrete con la matita. Come approcciarci al disegno, cioè come eseguire questi disegni grammaticali? Allora, la matita innanzitutto va impugnata, a secondo di ciò che stiamo facendo, o nella punta estrema, o se no impugnarla nel modo classico. Chiaramente più disegnate, più avete padronanza del tratto, perché il tratto, come vi dicevo prima, a meno che non è un tratto di contorno, che comunque deve essere utilizzato con molta parsimonia, soprattutto nella fase grammaticale. Perché? Perché se io debbo ottenere un effetto di questo tipo, dove ho una piramide, per esempio, poggiata su un piano, non posso ottenerla come la sto facendo io. La dovrei ottenere per, in effetti, la dovrei ottenere con un chiaroscuro. E qualcuno magari potrebbe dire, ma come faccio con un chiaroscuro io a ottenere una piramide? Si può ottenere, perché si chiaroscura, diciamo, il foglio, si dà un fondino nel foglio, dopodiché, avendo una padronanza del tratto, si traccia in tono molto leggero la figura che si deve ritrarre, in modo che ci appaia semplicemente. Perché questo è importante? Perché non si devono vedere nel disegno delle linee nette. Queste in pratica distolgono lo sguardo, ma soprattutto non sono naturali, cioè nella realtà la figura non si forma con delle linee nette, si forma con degli accostamenti di chiaroscuro. Quindi noi dovremmo cercare, e questa è la padronanza che vi dicevo prima della matita, che se riusciamo ad ottenere dei toni molto leggeri nel tratto, vedete, si vede appena. Una volta che vediamo apparire queste linee, le seguiamo con le velature, senza calcare, cioè mettendone una sull'altra, per ottenere quello che è il volume. Per esempio, questa è la parte in ombra della nostra piramidina. Siamo? Come vedete, con i trattini a 45 gradi che stiamo facendo, si ottiene la parte in ombra della piramide e si lascia in luce l'altra. Debordate un pochettino, ma non vi preoccupate più di tanto. Andate ad insistere nelle zone che non avete, diciamo, sovrapposto, e man mano andate a trattare il contorno, sempre con toni leggeri. Attenzione, perché se fate dei toni molto pesanti, poi siete costretti a cancellare, perché non si deve vedere la linea. La linea non deve apparire. Però ci serve una linea leggermente più marcata,
perché ci dà il tono della velatura successiva da ottenere, in modo da fare sparire poi questa linea che non si vede più. Vedete? Ora, in questo momento, vedete, la linea si vede. Però se voi ci andate a passare un'altra velatura tale da portare la zona in ombra uguale alla linea che avete appena tracciato, la linea sparisce, non si vede più e si vede solo la parte in luce. Diciamo che abbiamo ottenuto la nostra brava piramidina con una zona magari qua. Questa magari la facciamo leggermente più scura, poi vi spiego il perché. Questa leggermente proprio da intravedere appena appena, tanto per dare la forma della piramide. E poi magari, siccome la luce arriva da questo lato, quindi lascia questa zona leggermente più scura rispetto al bianco assoluto, e quindi si presume che insomma la luce sia questa, arrivi da qui. E quindi vado a ottenere un'ombra che all'incirca sia questa. Quindi qui magari è ammesso di crearla un pochettino più scura, perché tanto poi ci sarà l'ombra che andrà a coprire. Ci siamo? Saremo così. E poi andiamo, sempre per velature successive, una sull'altra, a realizzare l'ombra portata stavolta. Non quella propria. Chiaramente quest'ombra portata, come vedete, deve raggiungere uno scuro che non è quello dell'ombra dell'oggetto, o che è creata nella faccia dell'oggetto, quindi deve essere più scura. E per quanto riguarda la grammatica del disegno, gli esercizi che stiamo facendo in questo momento, ci dovete andare per velature successive, una sull'altra, quindi non dovete cambiare matita. Se invece fosse un disegno davvero, cioè abbiamo la piramide e passiamo nell'accademico vero e proprio, in cui necessita lo scuro maggiore, potete andare direttamente a utilizzare una matita molto più scura, per esempio questa, per ottenere l'ombra che chiaramente qui possiamo ricercare, perché noi, come dicevo prima, dobbiamo raggiungere un effetto che è più scuro. Come vedete, i disegni non si fanno in 2 minuti, cioè se già per realizzare questa piramide abbiamo perso diversi minuti, immaginate a fare un volto o a fare degli esercizi. Quindi perdere una giornata su un disegno non è una giornata persa, cioè non è che siete scarsi voi che non riuscite a realizzare bene l'esercitazione, cioè è normale, è così, e deve avvenire per fasi successive, anche perché vi deve lasciare il tempo di correggere. E man mano che scurite, se ci sono degli errori, è più semplice capire dove state sbagliando, anziché fare un disegno, a parte che verrebbe snaturato, farlo quanto più in fretta possibile. Quando disegniamo, o secondo me in qualunque tipo di lavoro, ci dobbiamo dimenticare il tempo, a meno che non è una necessità, perché per riuscire bene un lavoro ha bisogno di un certo tempo. E quando dobbiamo fare dei particolari molto vicini, se impugniamo la matita molto distante, il tratto non lo controlliamo bene, quindi a quel punto necessita impugnarla quanto più vicino possibile. Qui è importante l'esercizio, cioè avere il tratto controllato. Se non riuscite a controllare il tratto, vi verranno delle zone che saranno più scure. Vedete come ho fatto io? Si vede che c'è una differenza. Quindi se invece controllate il tratto leggero, riuscite a realizzare quello che è il vostro intento. Nel caso, io ho fatto apposta delle marcature maggiori. Ora vi faccio vedere che con la gomma pane praticamente dovete avere
è come se la punta della matita poggia e non poggia, è come se avete quasi un pennello in mano più che un attrezzo rigido come la matita. Diciamo che la piramide si è formata. Qui devo un pochino andare a scurire, piano piano, sempre senza calcare la mano, mi raccomando. Il senso è sempre lo stesso, sempre a 45 gradi, mi raccomando, non andate diversamente perché sennò il disegno si disordina, viene disordinato. Quindi agite sempre nello stesso senso. Per i mancini è la stessa cosa, La matita poggia, non poggia, eccetera, eccetera. Man mano che ci allontaniamo dall'ombra, l'ombra è sempre più evanescente. Quindi è ammesso un tono più scuro vicino alla piramide e uno più chiaro allontanandoci. Diciamo che abbiamo ottenuto per sommi capi l'effetto che volevamo. Vediamo, non andiamo oltre perché più che fare il disegno e finirlo, più che altro capire come deve essere fatto. E un'ultima cosa che vi voglio spiegare è quella della punta. La punta è molto importante. E vi faccio vedere come opero io, poi magari voi potete migliorare quello che faccio io. Allora, vi spiego un attimino, così cerchiamo di essere quanto più chiari possibile, sempre se riesco a trovare il temperino. Ok, ne abbiamo trovato uno. Abbiamo trovato un temperino. Questo è il temperino classico. Punta grossa, cioè matita più grossa, matita più piccola. Matita normale, quelle normali hanno questo buco, quelle più grosse hanno quest'altro. Per capirci, quelle più grosse sono di questo tipo. Attenzione che non è il caso della grammatica del disegno, ma se utilizzate dei pastelli, siccome i pastelli hanno una pasta che è molto tenera, questo tipo di temperino non va bene, ci vuole un temperino a punta esterna, che è questo qua. Se fate caso, quando io inserisco la punta esce all'esterno del temperino e si tempera da sola. Se io la inserisco qua dentro, invece, tempera la punta e me la rompe. Quindi ci vuole questo tipo di temperino, tipo stabilo. Il mio è proprio uno stabilo, comunque deve essere di questo tipo. Questo per i pastelli. Noi pastelli in questo momento non li dobbiamo utilizzare, dobbiamo utilizzare la matita. Le matite chiaramente se ne vanno nel buco più piccolino e vengono temperate. Perché non tempero la matita con il temperino? Perché nella grammatica o nel disegno è indispensabile che io abbia una punta molto lunga, e vi spiego il perché. Se io tempero la matita con il temperino, ottengo una punta di questo tipo. Poi qui ho la matita e qui se ne va a scendere. E cosa succede? Succede che questa è la parte legnosa. Succede che nel momento in cui vado nel foglio e faccio poggiare la punta nel foglio, questa punta mi si consuma subito. Prima si arrotonda sempre di più e mi diventa una punta arrotondata. Perdo praticamente la punta quasi subito. Se invece io mi tempero la matita con un taglierino e mi faccio una situazione di questo genere, la punta, anziché essere così, è così. Questa situazione di arrotondamento c'è lo stesso, però prima che arrivo a questa situazione qui, devo arrivare qua sotto. Chiaro?
diciamo che la punta mi rimane acuminata per più tempo. Quindi è da preferire utilizzare un taglierino e avere una punta molto diciamo acuminata, sottile, lunga, perché soprattutto quando dovrò disegnare e fare i tratti di questo tipo, di questo genere che abbiamo visto, cioè questi tratti, mi riescono bene con una punta temperata con un taglierino. Un altro metodo che utilizzano altri disegnatori, che è utilissimo anche, è quella di tagliarla a scalpello. E anche in questo caso lo scalpello, cioè la punta, dovrebbe essere quanto più acuminata possibile, quindi diciamo che si dovrebbe avere uno scalpello di questo tipo. Per capirci, la punta a scalpello è una punta che all'incirca è così. Piano. Dove si va a disegnare le linee con la parte, diciamo, piatta di questo scalpello. Con la parte piatta di questo scalpello. Anche in questo caso lo scalpello deve essere quanto più acuminato possibile, cioè non fate uno scalpello di questo genere perché vi dura pochissimo. E torniamo al discorso di prima. Io consiglio, mi sono abituato con questa e utilizzo questa. Tra l'altro, nel momento in cui mi serve la punta e vado, per esempio, arrivo qui, in questo punto qui, se io voglio rifare la punta, basta che mi tengo a portata di mano un cartino vetrato e non buttare la grafite, perché poi ci può servire per determinate tipologie di disegno, come per esempio gli esercizi che stiamo facendo, e me la vado ad acuminare con il cartino vetrato. Questa è una normalissima carta vetrata, in questo caso non so cosa sarà, sarà una 400. Comunque potete utilizzare non troppo sottile, neanche andate ad acuminare la punta, vi girate la matita, vedete, io la giro la matita, mano a mano la girate e avete una punta che vi durerà molto di più rispetto alla punta tradizionale fatta con il temperino. Quindi si preferisce questo sia per una questione di comodità e di lunghezza di grafite, e sia per una questione legata alla praticità della punta stessa. Come vedete, c'è di nuovo la punta, vedete? L'appoggio magari sul foglio così, guardate. Nel momento in cui avete finito di fare la punta, l'unica cosa che dovete fare è pulirla dagli eccessi di grafite grattugiata che gli saranno rimasti attaccati, ricontrollare la punta, penso che vada bene, sì, e controllare se vi viene bene a fare il tratto, perché alcune volte si spezza la punta e dà delle problematiche. Sì, va abbastanza bene. Come facciamo a fare le cancellazioni di precisione? Come abbiamo visto con la matita, che ci sono delle linee che possiamo fare abbastanza precise, per esempio per fare i bordi. Possiamo effettuare la stessa cosa con la gomma. Oddio, con la gomma pane, se la appiattiamo quanto più possibile, possiamo ottenere degli effetti particolari. Però la gomma pane ha la particolarità che vedete, sì, è molto morbida, quindi se noi la appiattiamo e dobbiamo fare una cancellatura, la cancellatura ce la fa, però non possiamo, se calchiamo un pochettino di più
e la schiacciamo sul foglio e quindi il tratto viene grosso. Allora io utilizzo dei sistemi, fermo restando che esistono le gomme matita, che sono queste, e ce n'è di questo tipo o del tipo come il portamine, che anziché avere dentro la mina ha dentro la gomma, e quindi potete, diciamo, ha una punta molto più sottile, quindi riuscite a cancellare con molta precisione. Nel caso in cui volete evitarvi e avete un portamine come questo che ho io, questo qua, vedete, potete tagliarvi dei pezzettini di gomma come faccio io con il taglierino a scalpello e li potete inserire all'interno di un portamine di questo genere. Vedete? E ovviamente la gomma la tagliate per il pezzettino che deve entrare, come per esempio in questo caso questo pezzo che si inserisce all'interno e fa uscire solo la punta, in modo da governarlo. In questo modo riuscite, qui in questo caso il pezzo è la punta non è più tanto sottile quanto dovrebbe essere. Un consiglio che vi posso dare è quello di non utilizzare il genere di gomma che vi ho fatto vedere prima, cioè questo, perché è troppo morbida come gomma. Utilizzate un tipo di gomma che è una semidura, quella che per capirci si utilizzava quando eravamo bambini a scuola, quella che ce n'era mezza azzurra per cancellare la china e mezza bianca. Quella gomma è un pochettino più dura rispetto a queste della Connor che utilizzo io. Ecco, vedete, se voi fate uno scalpellino come questo con il taglierino vi durerà parecchio. Io utilizzo questo sistema perché mi taglio la gomma come voglio io e riuscite a fare un tratto che è molto ma molto sottile. Una cosa molto importante: quando cancellate, non cancellate con la mano, perché se avete la mano sudata, soprattutto d'estate, rovinate il disegno, quindi utilizzate un pennellino. E come vedete vi viene un tratto che è abbastanza sottile. Se io dovessi andare ad incidere su quest'ombra, vedete, esce un tratto molto sottile. Anche in questo caso, quando andate a cancellare, dovete sempre avere una certa dimestichezza con la mano, sempre andateci per velature anche nella cancellazione. È esattamente otterrete l'effetto contrario, cioè anziché scurire, schiarite. Non ho altro da dirvi. Tenete a portata di mano un bicchiere dove mettete la sporcizia che si accumula durante il disegno per non alzarvi continuamente dalla sedia, e poi lo svuotate nel cestino. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un like. Se volete rimanere informati sulle mie ultime pubblicazioni, registratevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook o al mio canale Instagram. E vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao.